Il principio che sta alla base dell'animazione si può tranquillamente riassumere come una bugia, un inganno, e questo perché esso consiste nell'illusione di movimento, illusione fatta percepire a uno spettatore mediante una serie di sequenze di immagini statiche mostrate in rapida successione. Tradotto, tu vedi che si muove, ma in realtà non c'è nulla che si muove. Agli albori del medium, ciò si otteneva tramite strumenti rudimentali come carta, carboncini, argilla e simili, grazie alla concezione visionaria e artistica di alcuni pionieri del calibro di Georges Méliès o di Stuart Blackton. Tuttavia, l'animazione, con il passare del tempo, si è evoluta, sono arrivati sempre più creativi con nuove idee per arricchire il tessuto produttivo e, soprattutto, sono state inventate nuove tecnologie. Tecnologie magari non specificatamente indirizzate all'animazione, ma che possono trovarci un utilizzo, al fine di semplificare il lavoro e magari rendere possibile qualcosa che, fino al giorno prima, beh, non lo era. Mi sto riferendo, per esempio, a oggetti come il fenachistoscopio, la cui invenzione è attribuita a tale Joseph Plateau, o lo zootropio, attribuito invece all'inglese William George Horner, due strumenti in grado di simulare un movimento grazie a oscillazioni meccaniche e a immagini lampeggianti, gli stessi principi che poi, negli anni 30, portano il professor Harold Edgerton dell'MIT a mettere a punto la sua fotografia stroboscopica. In questi anni, ossia la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, il concetto di digitale è ben lontano dalla mente delle persone. Il computer come dispositivo, infatti, è lungi dalla sua prima apparizione, però l'idea che potessero esserci dei macchinari alimentati da un certo tipo di energia già circolava. Addirittura, molti studiosi riconducono alla scrittrice Mary Shelley l'origine di tutto ciò. L'accrocchio con cui il dottor Frankenstein dà la vita alla sua creatura è, in effetti, un prototipo embrionale, concettuale e ancora quasi mistico di una moderna apparecchiatura elettronica da laboratorio. Evitando di andare fuori tema, in ambito animato possiamo concretamente parlare di implicazioni, tra virgolette, computerizzate intorno agli anni 40 e 50 del secolo scorso, quando John Whitney Sr. e il fratello James iniziano a fare alcuni esperimenti sul fronte del cinema e della fotografia. Nel dettaglio, i fratelli Whitney costruiscono una specie di braccio meccanico comandato a distanza. Il corpo centrale è un vecchio telaio di un cannone antiaereo inglese utilizzato nella Seconda Guerra Mondiale. Questo pezzo, che grazie a un sistema di leve permetteva alla mitragliatrice da 40 mm Bofors di seguire i bersagli in volo, viene riadattato e rimpicciolito, in modo da sostenere non più un cannoncino, bensì dei supporti rotanti, manovrabili per l'appunto tramite una sorta di cloche snodata. Posizionando poi su quei supporti luci, oggetti particolari o addirittura macchine da presa, ecco che i fratelli Whitney danno vita alla prima sequenza proto-CGI della storia del cinema, ossia l'intro di Vertigo del 1958 di Alfred Hitchcock, che state vedendo ora sullo schermo. Ovviamente nei 10 anni successivi i fratelli Whitney perfezionano i loro curiosi macchinari e fondano la Motion Graphics Inc., arrivando poi, nel 1968, a regalare al mondo intero uno dei più impressionanti utilizzi della Motion Capture Photography, ossia le scene di 2001 Odissea nello spazio, ottenute grazie a un complicatissimo procedimento di miniaturizzazione degli strumenti, così da poter muovere modellini dalle dimensioni alquanto ridotte. A voler essere onesti, però, i primi lavori della coppia Whitney contemplano ancora una grossa e predominante presenza meccanica e analogica. Non si possono ancora definire veri e propri spaccati di CGI, che, lo ricordiamo, è l'acronimo di Computer Generated Imagery. Infatti, questa fantomatica CGI appare nel 1961, pochi anni dopo Vertigo, ma è molto diversa dalla CGI che tutti voi avete in mente in questo momento.
Grazie agli studi condotti dall'ingegnere statunitense Russell Kirsch sulla scannerizzazione magnetica e oscilloscopica delle fotografie, il Royal Institute of Technology svedese realizza con un allora potentissimo calcolatore BESC un segmento di circa un minuto che riproduce il percorso di un'autostrada nei pressi di Stoccolma. Per semplificare, si tratta di una piccola telecamera da circa un megapixel posizionata davanti a un oscilloscopio, la quale, comandata da remoto dal computer BESC, cattura ritmicamente un frame alla volta, simulando così un viaggio virtuale di un'auto lungo appunto l'autostrada. Sempre negli anni 60 sono fondamentali anche i lavori di William Vetter e di Ivan Sutherland. Vetter, esperto di apparecchiature aeree, è forse il primo che riesce a sviluppare dei modelli generati al computer con una primitiva tridimensionalità, necessari per disegnare i concept degli aerei di linea e delle strumentazioni di volo. Sutherland, invece, realizza lo Sketchpad 1, l'antenato del moderno touchscreen, un programma in grado di sovrascrivere a distanza immagini preesistenti grazie a uno specifico supporto, oppure, addirittura, crearne da zero, proprio come i colibrì che state guardando. Eh sì, siamo all'alba di qualcosa che, poi, lascerà un segno indelebile nella storia dell'animazione. Con l'avvento degli anni 70, gli spezzoni renderizzati dai computer iniziano ad essere ben più sofisticati di qualche punto e di qualche linea. Il russo Nikolai Konstantinov, per dire, nel 68 realizza un corto raffigurante un gatto che cammina e che compie alcune animazioni sbalorditive per l'epoca. Naturalmente, tutto ciò però è ancora un'utopia per quanto concerne i cartoni animati. Quei computer sono giganteschi e costosissimi. I vari studi non hanno né lo spazio né i fondi per poterseli permettere. Già la multiplane camera di William Garity, quella usata per Biancaneve e i Sette Nani, per capirci, era enorme e costosa. Figuratevi aggiungere di fianco un BESC grande come un intero appartamento. In aggiunta a questo, la ricerca sull'animazione digitale è appunto ricerca, appartiene al regno della scienza e della tecnologia, ancora non si è affacciata seriamente sul mondo dell'intrattenimento e dell'arte. Tuttavia, nel 1973, ecco che la CGI fa un piccolo passo proprio verso quella direzione. Michael Crichton, nel suo film Westworld, inserisce qualche spezzone generato interamente al computer per simulare il punto di vista di alcuni robot. E, guarda un po', a realizzarli è John Whitney Jr., figlio di John Whitney Sr. Si tratta di una scannerizzazione ad alta intensità della pellicola, che poi viene riadattata in mappatura pixel per simulare appunto il sensore ottico dell'androide interpretato da Yul Brynner. Inutile dire che quei due minuti digitali stupiscono tutti quanti. Così, nel 76, Richard Efron decide di inserire nel sequel intitolato Future World qualcosa di ancora più ambizioso, uno spezzone in cui si vede un modello poligonale in 3D di una faccia umana in completo movimento. A firmare quello spezzone sono due giovanissimi neolaureati dell'Università dello Utah, Fred Park e Edwin Catmull, lo stesso Catmull che, giusto 3 anni dopo, fonderà la Pixar sotto l'egida del gruppo Lucasfilm. I due, che avevano già realizzato un paio di corti in cui modellavano mani e altre parti del corpo, utilizzano un software all'avanguardia in grado di riprodurre poligoni fisici da renderizzare in modo procedurale, creando così oggetti relativamente stilizzati in grado di muoversi lungo gli assi cartesiani. L'anno successivo, il 1977, segna l'arrivo del film che consacra definitivamente la CGI sugli altari della gloria. Guerre stellari di George Lucas utilizza sia la motion capture photography di Odissea nello spazio, stavolta però su vasta scala, sia la CGI procedurale, che possiamo vedere quando il Millennium Falcon fa il salto nell'iperspazio, ma anche quando compaiono i target sui display elettronici dei vari caccia spaziali. Inoltre, è sempre del 77 la clip che mostra il primo essere umano poligonale integrale in movimento. Si tratta di un modellino molto semplice che si muove sul campo del celebre videogioco Pong e che addirittura segue la pallina con la testa. Nel 79 pure la Disney utilizza la CGI, ma non all'interno di un cartone, in un film in live action chiamato The Black Hole, in particolare in una sequenza fatta con un Matscan in doppia esposizione,
così da generare dei modelli virtuali mobili su cui è possibile poi sovrapporre gli attori appunto in presa diretta. Anche Ridley Scott ricorre alla CGI per ricostruire i monitor dell'astronave Nostromo nel suo film Alien, e quei segmenti vengono realizzati da Colin Emmett, al tempo figura chiave della Atlas Lab. Infine, va menzionato anche il lavoro della Computer Image Corporation di Denver, sempre grazie alla scannerizzazione. Il breve filmato del 79 creato dai loro tecnici rappresenta la prima mescolanza tra animazione in 2D e live action, una piccola spinta verso una grande rivoluzione. Ed ecco che arriviamo ai mitici anni 80, i quali si fanno araldi di una crescita esponenziale della CGI. Oramai, intrattenimento e tecnologia non seguono più binari distinti, anzi, si sono mescolati l'uno con l'altra, e infatti siamo testimoni di spezzoni sempre più massivi e sempre più artificiosi. Per prima cosa, i computer sono diventati più contenuti e più accessibili, motivo per cui ora sono disponibili sia per le piccole e medie aziende, sia per i privati. Addirittura Kazumasa Mitazawa, nel giugno del 78, rilascia un set di grafiche in 3D fatte da lui per l'animazione digitale sul famoso PC domestico Apple II, la stessa cosa che facciamo noi, 40 anni dopo, con i template di Sony Vegas o di After Effects. Insomma, è chiaro che si sono fatti passi da gigante. Aziende come la Industrial Light & Magic di George Lucas o la Silicon Graphics Inc. di Jim Clark sfornano apparecchiature e software sempre più potenti e sempre più performanti, roba che fa del 3D il suo pane quotidiano. Nel 1982, l'università giapponese di Osaka sviluppa il Lynx One, un supercomputer specializzato nel render di grafica semi-realistica che sfrutta il calcolo della luminanza di ogni pixel per ricreare superfici complesse, grazie al quale si riproduce un filmato raffigurante il cosmo e le nebulose spaziali, introducendo persino l'antenato di quello che noi, nel presente, chiamiamo ray tracing. Anche il piccolo spot dimostrativo dell'Istituto di Tecnologia di New York è interessante. Sono pochi secondi, sì, ma è a tutti gli effetti un mini cartone animato in cui vediamo una sequenza di sfondi con due soggetti animati, un guerriero e uno pterodattilo che combattono. Nello stesso anno, Philip Bergeron, Nadia e Daniel Talman dirigono Dreamflight, il primo cortometraggio interamente digitale che racconta una storia completa, e ce la fanno grazie ai contributi dell'Università di Montreal. Il corto viene realizzato con il linguaggio grafico Mira, un'estensione di Pascal, e sfrutta linee e superfici frattali. Nell'85, sempre Philip Bergeron sforna anche Tony de Peltri, un corto di 6 minuti che mostra il viso di un uomo interamente digitalizzato che esprime varie emozioni e che parla. Il modello, mostruosamente complesso, si muove in modo fluido e articolato e, per quegli anni, rappresenta qualcosa di letteralmente incredibile. Il 1987 è invece il secondo round di Nadia e Daniel Talman, i quali firmano Rendezvous in Montreal, clip che ritrae l'incontro fra Marilyn Monroe e Humphrey Bogart. I modelli sono ancora grezzi e spigolosi, ma le animazioni facciali lasciano tutti senza fiato. Tuttavia, per quanto innovative, queste piccole sequenze rimangono isolate, dei semplici show per mettere in mostra le nuove tecnologie. Per assistere a quella fusione fra tecnica e cinema accennata poco fa, occorre ridimensionare tutto e fare un passo indietro. Infatti, il primo film che presenta una solida e appariscente CGI in 3D è Tron, di Steven Lisberger. Il mondo virtuale di Tron è interamente renderizzato in modo procedurale, mentre i modelli delle moto vengono creati da 4 compagnie di computer grafica diverse. Inutile dire che la produzione di Tron è difficilissima, dal momento che ancora non si può stampare l'effetto computerizzato direttamente sulla pellicola, è necessario filmare con la cinepresa dallo schermo un frame alla volta, sfruttando, come sempre, oscilloscopi e altri dispositivi di motion capture photography, operazione che costa ore e ore di lavoro per ogni singola immagine, soprattutto la parte in cui i protagonisti volano sul bellissimo Solar Sailor.
Altri esempi di buoni utilizzi di CGI sono Star Trek 2 L'ira di Khan, sempre dell'82, che sfoggia astronavi e fondali frattali generati al computer, e Incubi dell'83, in cui vediamo un modello digitale sovrapposto a scenari reali filmati in presa diretta. Il vero punto di svolta, però, arriva nel 1985 con Piramide di paura di Barry Levinson. Il Cavaliere di Vetro è il primo personaggio completo ideato, creato e renderizzato in digitale ed è opera del gruppo di Dennis Muren, che include anche un giovane John Lasseter, uomo chiave della Pixar di Catmull e Smith, Pixar che, l'anno successivo, verrà comprata da Steve Jobs e resa indipendente dalle altre compagnie. Poi, alla fine del decennio, tocca a Ron Howard con Willow e a James Cameron con The Abyss. I due film propongono delle vette digitali impressionanti, con tanto di morphing intercalare e di effetti in sovrimpressione sempre più raffinati e sempre più curati. Viste rapidamente queste tappe del cinema live action, direi che possiamo finalmente passare all'animazione vera e propria, perché è esattamente negli anni 80 che la CGI filtra nei cartoni animati. Secondo Toshiya Ueno, storico dell'animazione, il primo cartone animato che fa ricorso alla CGI è Il Cucciolo di Masaaki Ozumi del 1983, però si tratta di un utilizzo quasi impercettibile, limitato a particelle di polvere e a riflessi luccicanti sull'acqua. La prima scena digitale lunga e articolata, invece, è la famosa scena degli elicotteri di Golgo 13 di Osamu Dezaki, realizzata da Koichi Omura e Satomi Mikuriya della Toyo Inc. L'anno dopo è il turno di Shinseiki Lesman di Kawajiri e di Rokawa, film che sfoggia astronavi belle grosse, tutte digitali, fatte dalla Japan Computer Graphics Lab. Parlando di animazione occidentale, il primato spetta a Abracadabra di Alexander Stitt, commedia in due dimensioni che introduce qualche piccola clip fatta con gli scanner ad alta densità che circolavano nel decennio precedente. Nel 1985 esce poi Star Chaser, la leggenda di Orin, di Steven Hahn, un plagio di Star Wars che però sfoggia effetti e scenari modellati in 3D molto interessanti, che vengono poi trasferiti su pellicola utilizzando un modello di plotter digitale costoso e ancora poco diffuso. Nell'86 finalmente anche la Disney si convince ad abbracciare il computer. La scena sulla torre dell'orologio di Basil l'Investigatopo è interamente digitale, con la sola eccezione dei personaggi di Basil e di Rattigan, poi aggiunti manualmente. Dopo Basil, la strada è tutta in discesa. Un po' alla volta, il CAPS Ink and Paint sostituisce la multiplay in camera e diventa il metodo produttivo più efficace. Lo scopo del CAPS è quello di velocizzare i processi di inchiostratura e di colorazione dei frame. Questi non vengono più dipinti a mano, ma scannerizzati e scansionati al computer, così da poterli migliorare digitalmente anche grazie al compositing. La Sirenetta del 1989 segna definitivamente l'era del CAPS. Da lì in poi, la Disney utilizzerà solo e solamente quest'ultimo, abbandonando la multiplay in camera e i rodovetri di acetato fatti a mano, andando a ridurre i costi di produzione e, soprattutto, le tempistiche. Ma adesso, signori, è giunto il momento dello sponsor, perché questo video è sponsorizzato da me. Sapevate che ho scritto un libro? Eh sì, è un saggio sul cinema animato di Mamoru Oshii, il regista, tra le altre cose, di Lamù, di Pat Labor e di Ghost in the Shell. Dai su, non fate i pigri e preordinatene una copia dal link che trovate qui sotto in descrizione. Non ve ne pentirete, parola mia. La decade successiva rappresenta lo sdoganamento ufficiale della CGI. Ancora una volta, il progresso ha permesso l'abbassamento dei costi e la diffusione delle apparecchiature, così sempre più compagnie riescono a mettere in piedi una loro divisione per gli effetti 3D interna. Nel 1990 esce Quarks di Maurice Benayou, una serie di 12 puntate da 3-4 minuti interamente computerizzata e incentrata su dei piccoli esserini misteriosi in grado di piegare la scienza e la fisica. Lo show vince numerosi premi e, per quanto sperimentale, convince la critica, al punto da ispirare Gavin Blair per il suo reboot,
Show del 94, anch'esso full CGI, ma con episodi stavolta da 20 minuti di durata. Comunque, i passi avanti più significativi li fanno James Cameron e Steven Spielberg. Il primo dirige Terminator e Terminator 2 Il giorno del giudizio, due pellicole di fantascienza con ottimi esempi di computer grafica, in particolare Il giorno del giudizio. Il T-1000 di metallo liquido viene creato dalla troupe del veterano Dennis Muren e i pochi minuti in cui lo vediamo trasformarsi costano la bellezza di 5 milioni di dollari. Nel dettaglio, Muren usa un mix tra effetti digitali e effetti analogici, ma la superficie liquida argentata necessita per forza di una base poligonale modellata e fluida, motivo per cui gli esperti ci lavorano giorno e notte per quasi 6 mesi. Spielberg, invece, con il suo Jurassic Park del 93, dà in pasto al pubblico qualcosa che, ancora oggi, riesce a stupire. I dinosauri del film, realizzati dalla Industrial Light & Magic, partono da una base fisica per poi muoversi grazie ai render digitali fatti con l'allora pionieristico software Softimage 3D. E, beh, sembrano veri. Nel frattempo, la Disney continua a perfezionare il suo Cups. La Bella e la Bestia del 91 introduce persino una scena, quella del ballo oggi famosissima, in cui la telecamera simula un carrello Dolly che ruota intorno ai soggetti, restituendo allo spettatore un effetto molto affascinante. Inoltre, questa scena qui sarà la base di partenza per il Deep Canvas, che vedremo verso la fine del secolo, un sistema che permette di animare i fondali anziché i soggetti, potenziando di molto il dinamismo delle inquadrature. Nel corso degli anni 90 si diffonde anche il flocking, ossia la tecnica mediante cui si anima in digitale una serie di oggetti identici che si muovono all'unisono seguendo particolari ritmi oppure particolari andature. Alcuni efficaci esempi di flocking sono lo stormo di pipistrelli che vediamo in Batman Il ritorno di Tim Burton e la mandria degli gnu all'interno del Re Leone. Quest'ultima scena ha persino una menzione speciale tutta sua nei titoli di coda del film. Tuttavia, è nel 1995 che accade l'impensabile. La Pixar di Catmull e Smith, ora autonoma, fa uscire il primo lungometraggio della storia animato solo ed esclusivamente al computer, utilizzando le 3 dimensioni fisse. Sto ovviamente parlando di Toy Story, che con la potenza di una meteora frantuma in 2 il panorama mondiale dei cartoni animati. Per il film, lo studio usa il suo software proprietario RenderMan, che è ancora oggi uno dei migliori sulla piazza, ma estremamente pesante. Pensate che, con gli strumenti del tempo, la Pixar in 24 ore riesce a renderizzare appena 30 secondi di pellicola. Interessante è anche il gigante di ferro del 99 di Brad Bird, che, pur essendo di base un cartone in 2D, introduce un protagonista sempre animato in CGI in ogni sequenza che lo ritrae, ossia appunto il gigante metallico. Un'altra grande novità degli anni 90 è la performance capture, cioè la registrazione e la successiva digitalizzazione dei movimenti del corpo umano o animale. Nonostante alcuni studi sulla performance capture, detta anche motion capture, risalgono agli anni 80, è adesso che esplode, il videogioco Virtua Fighters del 93 ne fa ampio uso per le animazioni dei personaggi, mentre il film Batman Forever di Joel Schumacher la sfrutta per alcuni brevi e limitati effetti visivi. Nel 1999 arriva anche il primo personaggio creato interamente con la motion capture digitale, e cioè Jar Jar Binks di Star Wars La minaccia fantasma, realizzato dagli esperti della Lucasfilm. Da qui in poi, la motion capture diventerà la normalità per i personaggi un po' più strani e un po' più fantasiosi. Con la venuta del nuovo millennio, le regole del gioco cambiano drasticamente, i budget per le produzioni si alzano e se nel decennio prima 5 milioni di dollari per il T-1000 metallizzato sembravano tanti, beh, ora, per assurdo, sono pochi. Infatti spesso e volentieri le compagnie sganciano anche il doppio per la CGI. La Disney, in risposta a Toy Story, ricorre al software Autodesk Maya per il suo Dinosauri, film abbastanza anonimo che però mostra un comparto tecnico tutto sommato apprezzabile, mentre la Fox cerca la commistione fra 2 e 3 dimensioni
con Titan AI di Don Bluth, opera che contiene sequenze in digitale suggestive, ma forse non proprio al passo con i tempi. Fatto sta, però, che nessuno riesce a copiare la Pixar. Fin dalla fondazione, Catmull e Smith hanno puntato tutto sull'animazione digitale, convinti al 110% che quella fosse il futuro. E avevano ragione. Toy Story è stato un autentico game changer. Oramai la strada è quella lì e non si può più tornare indietro. Il pianeta del tesoro, Atlantis, La strada per El Dorado, Sinbad, tutti questi film cercano in qualche modo di aggrapparsi con le unghie e con i denti al vecchio standard produttivo, ma gli incassi parlano chiaro. Toy Story 2, Shrek, Chicken Little, il 3D sta facendo una strage. E infatti, nel 2011, l'era del 2D si chiude definitivamente con Winnie the Pooh e le nuove avventure del Bosco dei 100 Acri, l'ultima grande produzione, appunto, in vecchio stile. Nonostante ciò, i primi anni 2000 sono terreno fertile per ulteriori innovazioni. In primis, la motion capture fa passi da gigante. Basti pensare, per esempio, alla CGI utilizzata per fare Gollum nella trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson. Tutt'oggi la resa visiva del mostriciattolo è spettacolare ed è appunto un mix fra la motion capture cucita addosso all'attore Andy Serkis e l'animazione digitale frame by frame. Un fatto curioso circa la motion capture riguarda la sua concezione presso gli animatori più veterani. Esattamente come il vecchio rotoscopio, anche questa tecnica è mal vista, in quanto viene considerata una scappatoia per supplire alla scarsa bravura degli artisti. Detta senza mezzi termini, un bravo animatore crea il movimento da zero, non ha bisogno di ricalcare o di computerizzare i keyframe da un filmato originale. Pensate che nei titoli di coda di Ratatouille della Pixar c'è una voce che dice 100% animazione, nessuna motion capture. Al di là di queste frecciatine, va detto che la motion capture riesce a velocizzare parecchio il lavoro ed è anche il motivo per cui sempre più studi iniziano a utilizzarla. Altra importante novità riguarda la tecnica appena nominata del rotoscoping. Inventata da Max Fleischer agli inizi del Novecento e perfezionata da Ralph Bakshi negli anni 70, questa viene ulteriormente affinata da Bob Sabiston, il quale realizza un software, Rotoshop, in grado di interpolare digitalmente tutto il processo, rendendolo più rapido, più fluido e più preciso. Il nome, per l'appunto, è rotoscopio interpolato e lo possiamo vedere nei bellissimi film Waking Life e A Scanner Darkly del regista Richard Linklater. In parallelo, programmi come Blender o Poser, che prendono piede un po' dappertutto, contribuiscono ad aumentare il bacino di funzionalità disponibili, rendendo fattibili cose che, appena 5 o 6 anni prima, sembravano ostacoli insuperabili. Nel 2000 arriva anche il primo anime giapponese tutto in 3D, Alice di Kenichi Maejima, mentre l'anno successivo è il turno di un mostro sacro del digitale, Final Fantasy The Spirits Within. The Spirits Within vanta un comparto tecnico maestoso. Pensate che ci sono voluti 18 mesi solo per mettere a punto il software da usare, SQ Flash, il programma in-house di Square Enix. Il fotorealismo dei volti, i particellari, la complessità degli ambienti strutturali, insomma, è tutto oltre ogni umana concezione. La pellicola conta più di 141.000 frame e per renderizzare ognuno di essi servono 90 minuti. La parola giusta per descrivere tutto ciò è follia, una follia che, ahimè, al botteghino si traduce in un fiasco colossale, tanto per cambiare. Altri film full CGI degni di menzione sono anche quelli della serie Resident Evil, in particolare i più recenti Vendetta e L'Isola della Morte, entrambi notevoli e sicuramente impattanti, mentre le due pellicole di Spider-Man, Into e Across the Spider-Verse, fanno invece una cosa leggermente diversa. Utilizzando un sistema simile al rotoscopio interpolato, il team della Sony Picture Animation applica sulla CGI digitale nativa una serie di filtri bidimensionali per restituire l'effetto dei comics cartacei, per un risultato veramente folgorante. Nel settore videoludico, invece, si porta la motion capture a un livello oramai pari alla realtà, e il caso più emblematico è senza dubbio Hellblade: Senua's Sacrifice del 2017, dove la protagonista, Senua, interpretata dall'attrice Melina Jurgens,
mette i brividi da quanto sembra vera. Ho voluto ritagliare quest'ultima parte del video giusto per precisare un paio di cose. L'animazione digitale, essendo un riflesso diretto del progresso tecnologico, è per sua stessa natura in continuo mutamento, pertanto con il passare degli anni continuerà a migliorare e a evolversi. Ma, altra faccia della medaglia, ciò vale anche al contrario. Osservando oggi un esempio di CGI di un'altra epoca, tipo il Cavaliere di Vetro di Piramide di Paura, dire che è una brutta CGI è un'affermazione ridicola e sinonimo di poca cognizione di causa. Per il 1985, il Cavaliere di Vetro rappresenta un miracolo assoluto della tecnica. È ovvio che oggi è superato, ma adesso ci sono strumenti che nell'85 non c'erano. Va tutto contestualizzato in riferimento alla realtà storica di appartenenza. La seconda postilla riguarda l'animazione in 2D moderna, che comunque esiste ancora, soprattutto nell'ambito episodico televisivo. Molti anime giapponesi, per esempio, sono tuttora in 2D, ma questo non significa che il processo di realizzazione sia analogico o tradizionale. I rodovetri fatti di acetato trasparente non esistono più da tempo. Oggi si lavora con i computer o con altri device digitali tipo tablet o tavolette grafiche, e questo anche per le animazioni in 2D. Purtroppo, però, l'attrezzatura ha un costo elevato, esattamente come ce lo aveva in passato. Giusto per citare un fatto, quando Spielberg chiuse la sua Amblimation per fondare la DreamWorks con Geffen e con Katzenberg, non potendo ricomprare dei macchinari nuovi, fu costretto a recuperare quelli del vecchio studio, con i quali, tra l'altro, vennero realizzati Zeta la Formica e anche il Principe d'Egitto. E la stessa identica cosa vale oggi. Realtà più piccole, come appunto gli studi nipponici, raramente possono permettersi strumenti all'avanguardia. Devono scendere a compromessi, magari comprando o affittando roba più vecchia. E lo fanno perché il full digital permette tempistiche più veloci e spesso anche meno manodopera, che sono i due lati più spinosi e più ostici del modello produttivo giapponese. Lo stesso Mamoru Oshii, avendo la possibilità di snellire il lavoro con il digitale, non ci ha pensato due volte sia con Ghost in the Shell, soprattutto il 2, sia con i Cavalieri del Cielo, quest'ultimo affidato quasi interamente alla Polygon Picture, azienda specializzata proprio nella CGI tridimensionale. Oggi come oggi, il 3D si è fatto lo standard, che ci piaccia o no. Dal mio punto di vista è irrealistico sperare che l'animazione tradizionale torni a essere mainstream. Ciò, però, non significa mica che sia morta, semplicemente è divenuta di nicchia. Qualcuno ancora la utilizza. Tom Moore, per esempio, in Wolf Walkers del 2020, ha scelto uno stile tutto suo che appiattisce completamente ogni tipo di prospettiva tridimensionale. Certo, una cosa del genere le major come Disney o DreamWorks non possono permettersela, a maggior ragione ora che l'animazione sta attraversando un periodo non esattamente florido. Parlando sempre della casa di Topolino, se escludiamo Frozen 2, che è un po' un caso a parte, è da Zootopia del 2016 che un suo classico non ottiene un incasso potente che supera il miliardo di dollari, e in aggiunta a questo, gli ultimi 3-4 sono andati veramente male. Infine, l'ultima cosa riguarda lo scontro fra la dimensione artistica e quella invece più, tra virgolette, industriale. È infatti opinione comune credere che la CGI appartenga alla dimensione puramente industriale e che sia praticamente avulsa da ogni forma di arte. Ecco, ciò non è affatto vero, secondo me. Prendete questa scena di Toy Story 4, per esempio. Notate qualcosa di strano? Sì, giusto. Entrambi i soggetti sono a fuoco, pur essendo a distanze diverse. Il nome di questo trucchetto è scatto diottrico diviso e si ottiene posizionando un particolare filtro sull'obiettivo della telecamera. Lo potete vedere anche in questa scena di Blowout di Brian De Palma. Il gufo in primo piano è a fuoco, ma lo è anche John Travolta là dietro sullo sfondo, ben distante dall'animale. Il punto, però, è che in Toy Story, a differenza di Blowout, non ci sono telecamere, è solo digital animation. E da qui la domanda a cui volevo arrivare. Perché inserire una tecnica tipica del live action in un'opera che non è in live action e che non la presuppone? La risposta è una sola, pura e semplice creatività artistica, che esiste e che respira
anche se gli strumenti di oggi sono diventati elettronici. Vista da un'altra ottica, significa che anche la CGI può avere una dimensione artistica e credo che Pixar, Illumination, Sony Pictures Animation e tante altre compagnie, beh, ce lo abbiano ampiamente dimostrato. Bene signori miei, direi che questo stringato riassuntone può finire qui. Io vi chiedo scusa per la mia voce leggermente nasale, ma ho un fastidioso raffreddore che non se ne vuole andare. Detto ciò però, è il vostro turno. Che ne pensate? Siete detrattori della CGI oppure vi piace? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi lascio in sovrimpressione alcuni saggi tecnici dove, se volete, potete approfondire l'argomento. Vi ringrazio ovviamente per il vostro tempo e per la vostra attenzione. Poi statemi bene, mi raccomando, e noi ci becchiamo, come sempre, al prossimo video!